chances. You know, it's been, Dall'antico Egitto, in una sacra tomba, una tormentata mummia a quanto pare grida da più di 3000 anni. A proposito di strane creature, iniziamo il viaggio dicendo la verità su questa curiosa foto, la sapete. E se piove lungo la strada, nessun problema, la soluzione dell'ombrello gigante. Se poi vogliamo farci uno spuntino, eccovi l'anguria quadrata, ma foto vera o foto shoppa? Bentornata nel quartiere, gente! La strada si riempie di fakebusters, sirena nello zaino e apriamo un'antica tomba per svelare un antico mistero. Tra quelli non mi dimentico mai di rompere le palle e voi non dimenticatevi di entrare in questo equipaggio di fakebusters, bottone al centro, fake notifiche in allarme, sarete i primi a cliccare sui nuovi video. Se avete poi foto o video da inviarci lo potete fare su Facebook, Instagram o sulla nostra email. Dai, tutto finito, andiamo a caccia di fake. Ecco un'intervista durante un allenamento di baseball e un giocatore. Afferra una palla al volo salvando un possibile tremendo impatto. Il video è... fake. I protagonisti sono Evan Longoria, giocatore del team Tampa Bay, e la... Gillette. Si tratta di una pubblicità mai rilasciata ufficialmente ma confermata sia dal giocatore sia dalla compagnia. Se guardate attentamente sullo sfondo si vede il logo di questa famosa azienda americana. Antichi manoscritti egiziani che riportano in vita leggende del passato, usanze di quei popoli come l'imbalsamazione per mezzo del dio Anubis, processo fondamentale per quella tradizione convinta che se l'anima di un defunto si fosse riunita al corpo una volta sepolto, avrebbe potuto vivere per l'eternità. Ma in questo caso l'urlo, forse di dolore, forse di disperazione, è testimone di una sepoltura anomala. La mummia, a quanto si dice, scoperta addirittura nel 1886 nel Tempio dei Morti di Deir el-Bahari, situato sul lato ovest della costa bagnata dal Nilo, ha ricevuto un trattamento diverso. Invece che essere cosparso di oli e di sale natrum per rallentare il processo di decomposizione, quest'uomo si è scoperto essere lasciato seccare senza polveri. Ed invece che essere arrotolato in pregiato lino bianco, la mummia fu coperta da pelle di pecora ed il suo urlo dipinge un altro mistero, quasi come se quest'uomo fosse sepolto per urlare l'intera eternità. Sì, ma che serietà, tranquilli, dopo dico un po' di parolacce, ora occhi ben aperti, clessidra che parte, commento tra le dita, urliamo a questa mummia, scoperta vera o solo una realistica riproduzione? Dai, iniziamo, che possiamo dire su questo strano animale? Possiamo dire, ovviamente, che la foto è... vera. Si tratta di un cucciolo di rinoceronte di Sumatra, questa specie, la più piccola delle 5 conosciute di rinoceronti e purtroppo in pericolo di estinzione. Ne esistono solo 100 esemplari in tutto il mondo, presente nel sud-est asiatico e molto difficile da far riprodurre in cattività. Incrociamo le dita. Ora, ombrello gigante suggerito da Leonardo Fixer, beh, pioggia o no? La foto è... fake. Ecco l'originale, si trova a Shanghai ed è un ponte di scambio chiamato Nampo Bridge Interchange, il quarto più lungo al mondo. Ed ora verso queste angurie quadrate, ma dai, tutto vero. Proprio così, direttamente dal Giappone, con un prezzo molto più alto della comune forma a cui siamo abituati, sono relativamente semplici da creare. L'anguria viene lasciata crescere in una speciale scatola di vetro e una volta matura è pronta per uscire. La prossima volta proviamo con altra frutta. Ci siamo, cara mummia, risposta ufficiale pronta, freccia che scende, iscrizione che chiama, sirena che suona. Dopo un'attenta analisi, le ricerche effettuate sulle foto ritrovate online che ritraggono il sospetto ma spaventoso urlo di una mummia egiziana scoperta a quanto si racconta nel 1886, abbiamo raggiunto una conclusione finale. Super! Le foto sono completamente, per ogni secolo e maledizione, al 100%. Bere! Sì, ma qual è la storia? Beh, oggi le ricerche possono dire con certezza che si tratta del figlio di Ramses III. Ramses III era il faraone sovrano dal 1186 a.C. fino al 1155 e fu brutalmente ucciso. Colpito in più parti del corpo e dissanguato dalla gola da un gruppo di rivoluzionari guidato proprio
dal figlio, la mummia urlante e il principe, Pentaur, che una volta catturato e giudicato colpevole, secondo la documentazione fornita da Life Science, si suicidò, forse avvelenandosi o molto più probabilmente impiccandosi. Detto questo, è di libera interpretazione cogliere la bocca aperta come un naturale stato di tensione muscolare causato dalla decomposizione o come un urlo disperato causato dalla maledizione del suo complotto assassino. Tempo di muoverci verso il prossimo viaggio, quindi salutiamo le piramidi con questa foto e vediamo se sapete da quale videogioco proviene e prepariamoci per ciò che avete votato e scelto, ovvero l'intervista con l'alieno. Arrivati alla fine, ma un nuovo inizio che si accende, bottone per ripartire con un altro viaggio. I saluti che vanno a Emily Bizza, Luigi Cascella, Chaos 99, all'animale anomalo, spalle dritte, pugni duri con vero.